caro Don, di che cosa vogliamo parlare? Anzi, di chi vogliamo parlare oggi? Carissimi, allora oggi ho pensato, visto che il tempo è buono e ognuno di noi vuole andare in giro, ho pensato di stradarvi un pochettino per le strade di questo Abruzzo, perché il primo maggio, in un paese di questo mondo, in Abruzzo, ecco, in provincia dell'Aquila, a Cogullo c'è la festa di San Domenico Abate, che è sempre un po' rinominato per il fatto dei serpenti. La famosissima festa dei serpari. Beh, prima diciamo qualcosa su San Domenico, poverino, perché queste serpi sembrano sempre le protagoniste, invece diciamo che sono, ecco, un po' marginali da una parte. Allora, siamo nel 1951, Domenico nasce a Foligno da una famiglia molto cattolica, religiosa, viene instradato nella via del Signore fino a quando poi viene affidato ai Benedettini perché lo aiutassero a nell'istruzione e quindi a crescere anche intellettualmente. Un ragazzo posato, a modo, molto intelligente rispetto agli altri, già si evince che sta un passo in avanti rispetto agli altri. Poi a un certo punto viene mandato anche a Montecassino, proprio dove c'è il corpo di San Benedetto, conosciamo bene. A un certo punto viene messo, lui chiede di fare una vita un po' più ritirata, e quindi in un monte viene circondato da tante persone, comincia anche ad avere la folla che lo va cercando perché la sapienza era tanta, fino a quando costruì un monastero presso Scandriglia, e da qui poi però si diresse verso Valva, quindi entra nell'Abruzzo. E andando a Valva, ecco, si fermò a Prato Cardoso, una zona presso di Castel di Sangro. Poi a un certo punto, vicino a Villa Lago, nei pressi di Villa Lago, fondò una chiesetta, San Pietro Avellana. Sono rimasti attualmente dei ruderi. È rimasto addirittura in una grotta per 6 anni. E in questa permanenza però poi dovette fuggire perché c'erano un po' di persone che lo osteggiavano, perché erano un po' invidiose. La gelosia, la brutta cosa, Una delle più brutte. Oh, e partì allora verso Cogullo. Si racconta addirittura che incontrò una signora lungo la strada, chiese, siccome lui era in compagnia di una mula, chiese da mangiare un po' per la mula, e gli diedero, la signora molto volentieri gli diede un po' di grano, quel grano che stava portando per la macinazione. Tanto generosa la signora, da un sacchetto ci prese 2-3 sacchetti di farina. Quindi, e questo diciamo il primo miracolo che lungo la strada ha fatto il nostro carissimo Domenico. Poi a un certo punto invece la mula la portò da un tizio per poterci rimettere il ferro, no? Tant'è vero che il tizio, visto che era un forestiero, disse: beh, mo ci faccio un po' la cresta e gli chiedo qualcosa di più. E allora San Domenico poi alla fin fine successe che a un certo punto la mula tolse miracolosamente il ferro dal suo piede, e questo ferro attualmente è conservato ancora nella chiesa di San Domenico a Cogullo. Quindi è un segno prodigioso che è avvenuto, e come una reliquia che viene venerata. La gente a Cogullo viveva in mezzo alle campagne, quindi viveva anche in maniera un pochettino in capanne rozze all'aperto, e venivano morsi da vari serpenti. Ecco perché Domenico a un certo punto ha fatto dei miracoli taumaturgici nei confronti di queste persone, pertanto viene venerato anche come il protettore contro i morsi di serpenti, contro la rabbia anche da parte dei cani, eccetera eccetera. Tant'è vero, ecco, San Domenico, prima che andasse via, gli fu chiesto di lasciare qualcosa, visto la sua capacità, ecco, di guarigione, e si staccò un molare, si racconta, proprio, quindi diede agli abitanti di Cogullo questo altro dono, che tant'è vero, per chi può andare lì in quel paese, vedrà che c'è la reliquia di questo dente e di questo ferro che dalla mula è venuto a cadere. Ovviamente questi serpenti da dove nascono? Nascono anche da un culto ovviamente pagano della dea Angizia, che è un culto che si viveva presso i Marsi, o addirittura si pensa che questo culto anche dei serpenti venga proprio dalla mitologia greca. Eracle, che strangolò nella culla i due serpenti mandati da Era per ucciderlo. Resta il fatto che questi serpenti sono molto rinomati per Cogullo, è la festa dei serpari, come avete detto voi, però
Cocullo ha ospitato per tanto tempo questo santo abate Domenico, che in pratica ha fatto del bene, perché nella vita, carissimi, bisogna fare il bene, perché il serpente ti può portare il veleno e il veleno uccide, il veleno più brutto è l'invidia, la gelosia. Ecco allora perché San Domenico risplende un po' per bellezza, per sconfiggere quello che è il morso, ecco, mortifero, che è l'invidia e la gelosia soprattutto. Io sono stato Cocullo, ci sei stato? Ma sì, fratelli miei, sorelle mie, ma io ho paura dei serpenti, perché il mio amatissimo, carissimo fratello, a cui voglio tanto bene dell'anima, quando ero piccolo, avevo 8 anni, mi mise dentro al letto un serpente di gomma. E quindi io, quando andai a dormire, trovai una cosa dura giù in fondo, l'andai a prendere, sai quei serpentini di gomma con la lingua da fuori, capito? Io, terrorizzato, da lì ho avuto un po' di trauma, timore, un trauma dei serpenti. A suo tempo ci fu un parroco di Cocullo nel 2008 che mi invitò a partecipare, io diacono, ancora non ero prete, da lì a pochi giorni lo sarei diventato, mi invitò ad andare a Cocullo. Io disse: guarda che tenga paura un po' di serpenti. Ma no, tu vieni, sono innocui. Guarda, dovetti dare anche il numero della targa, perché lì per entrare ci vuole anche il permesso, perché a quel tempo chiudevano le strade, eccetera. Per la mia paura che avevo i serpenti, ma è venuta la febbre, capito? Non si crede. Cioè, io non ci potetti andare. Lo chiamai dispiaciuto ma contento allo stesso tempo, che non stavo bene. E quindi poi un altro parroco, sempre di Cocullo, alla fine mi ha incastrato, perché mi disse: tu vieni il giorno prima, il 30 di aprile, tu vieni ai primi vespri di San Domenico, ero prete a quel tempo, tu non ti preoccupare che i serpenti non ci sono. Vabbè, questi escono il primo di maggio, non ti preoccupare, va bene. Finita la preghiera in chiesa, esco fuori e vento gente con i sacchetti grigi. Allora dico al parroco: scusa, che cosa ci stanno i sacchetti grigi? No, non ti preoccupare, cominciato a cacciare i serpenti. Il parroco col serpente addosso. Io, terrorizzato, mi sono defilato subito. Ho avuto tanta timore. Mi hai fregato come si deve. Ma tu non ti preoccupare, perché questi serpenti pare che vengano presi dal mese di marzo, e poi prima un tempo si mette nei contenitori di terracotta, ad oggi vengono messi nei contenitori di legno e nutriti con topolini vivi, pare, e con uova sode. Ho letto, mi sono informato un po', però a vederli sono innocui, si vedono carini, creature, sono così semplici, così avvincanti, potrei dire. E quindi ecco, io vi invito ad andare a Cocullo, vincete tutte le paure di questo mondo, San Domenico ci protegga dai morsi mortiferi. Grazie per questa parentesi, per averci raccontato anche questo bellissimo aneddoto. Io vi dico, se avete paura dei serpenti, andate a vedere un altro santo, un'altra festa, un altro, ce ne sono tante in giro, ma proprio a Cocullo, se hanno paura dei serpenti, no, non ce li mandiamo. Invece, se non avete paura dei serpenti, andate, perché se ne parla tanto in Abruzzo di questa festa meravigliosa. Io non ci sono mai stato, neanch'io. E sono veramente curioso un giorno di andare. Grazie mille, Don Mauro, per essere stato con noi. Prego.